Ciao a tutti amici del canale, oggi siamo qui con un nuovo video tutorial. Oggi di cosa vogliamo parlare? Parleremo di come si tolgono i movimenti e i quadranti dal, dagli orologi per appunto, effettuare qualsiasi tipo di intervento, che sia un lavaggio completo, che sia una sostituzione del vetro, che sia qualsiasi insomma problema che riguardi comunque eh, l'estrazione del movimento e del quadrante. Cosa bisogna fare? allora? Qui innanzitutto vediamo i tre orologi che userò. Abbiamo il Vostok che avete già più volte visto, poi abbiamo, scusate, aggiusto un po' le luci, il Sinobi Solora e il Sinobi Crono, che appunto già recensita avete visto più volte anzi ne approfitto qui ho cambiato il bracciale ho messo questo qui a farfalla allora li metto di nuovo così ho preso appunto tre tipologie di orologi ho preso due quarzi e un automatico e eh, appunto per di diversificare la per vedere più estrazioni di movimenti e e che quadranti perché se ne viene tutto in blocco almeno in questi che ho io poi ci sono tantissime varianti allora cosa uso io? allora ecco gli attrezzi che uso uso gli apricassa eccoli qua scusate sia per cassa scatto che a vite come ho fatto vedere già nei video nel video precedente come si tolgono i, i fondelli poi uso queste togli barre eccolo qui che mi può e anche questo qui che può aiutarmi appunto a togliere la corona e la una pinzetta nell'eventualità si può usare anche una pinza più grande ma poco conta insomma tipo qualcosa del genere allora eh, dopo appunto ho fatto questa doverosa premessa e eh, Torno, avviciniamo la camera e vediamo come farò. Ovviamente, io smonto già tutto e vi faccio vedere direttamente l'estrazione come funziona. Eccoci qui vicino a... con un'inquadratura avvicinata, ragazzi. Allora, io per comodità, come vi avevo già detto, ho tolto il fondello. Già ho, ovviamente ho sganciato il bracciale e adesso non mi rimane altro che togliere la corona. Allora, quindi i passaggi sono questi qui: prima si toglie la, il fondello che si avvita a scatto, anzi, prima di tutto, si, si sgancia il bracciale, poi si toglie il fondello che si avvita a scatto andate a rivedere i video. Si apre tutto e ci troviamo in questa situazione davanti. Poi si toglie la corona. Che già come avete visto in un altro video? Io già ho sganciato, eccola qui. Questa è la corona. E si mette sempre tutto in ordine per evitare di perdere pezzi allora poi una volta che siamo qui eh, ecco l'orologio come è fatto dentro abbiamo, dobbiamo togliere il fermamovimento adesso faccio un po' di forza allora i fermamovimenti ce ne sono di tutti i tipi questo è di plastica, c'è sono di metallo ci sono tantissime configurazioni orologi. questo è il movimento dentro allora cosa si fa? il pannetto si usa sotto appunto perché adesso si deve rovesciare l'orologio ed ecco qui è uscito, adesso vi spiego questo. È il caso di questo e di altri orologi, ma non è detto che tutti gli orologi siano così. Ci sono altri orologi che appunto il quadrante, il movimento se ne esce davanti, c'è una miriade infinita. Io vi faccio vedere diciamo quelli più classici e quelli che appunto io, non che come faccio io, ovviamente tutto come faccio sempre io ehm, e gli orologi che appunto posseggo. Eh, di quelli che non ho non posso dirvi come si fa. Posso dirvi che esistono milioni, non, no, beh, milioni no, ma esistono tantissime varianti di... Estrazioni, di configurazione di come sono stati progettati gli orologi, questo, diciamo, è quello un po' più classico. Allora, una volta che abbiamo tolto il nostro movimento, come potete vedere, è tutto un pezzo unico. E... Vediamo se riesco a fare un'impantratura no, mettendo a fuoco, ecco qui. Qua, lo mettiamo da parte e appunto facciamo tutte le operazioni che appunto ci competono che appunto che ci hanno portato ad aprire l'orologio che sia una sostituzione di un vetro di una corona insomma qualsiasi operazione che ci costringa appunto a avere l'orologio nudo senza niente e questo qui appunto è un metodo il metodo così cioè si fa così e ah, abbiamo visto il primo tipo adesso vediamone, una, vediamone un altro insieme ed eccoci qui con il secondo orologio. Qui siamo con il Sinobi Crono, ovviamente è sempre la stessa storia. Ho già aperto tutto. Qui ho tolto completamente il bracciale perché anzi, ne approfitto a farvelo vedere. È un bracciale davvero carino perché è ad ardiglione è... No, a farfalla a doppio snodo, si chiude così, poi si apre e quindi è un molto più complicato aprirlo nel centro, quindi ho fatto prima a toglierlo direttamente. Allora. Cosa facciamo adesso qui? Qui abbiamo sempre il nostro orologio, questo è un crono, qui bisogna stare attenti un po' alla conformazione dei pulsanti dei cronografici. Allora, innanzitutto procediamo sempre con, la stessa, con lo stesso inizio, si procede a togliere la corona, eccola qui, mettiamo sempre tutto in modo da non perdere niente, si toglie sempre fermo a movimento, sempre stando più attenti. Anzi, forse qui mi conviene più togliere direttamente. Sì, ecco qui: qui l'ho tolto direttamente. Poi, ragazzi, è uno a seconda di come si trova, contate che io non ho mai tolto <ride> questo movimento. Cioè nel... Non ho mai avuto mai esigenza di toglierlo, quindi è la prima volta che lo tolgo. Quindi, qui ho notato che non c'era bisogno proprio di toglierlo perché. Il fermo movimento va proprio a filo a filo con il quadrante. Come potete, cerco di farvi vedere. Va bene. Oggi, ecco qui. È tutto bello a filo. Allora, come funziona? Ecco qui. Questi sono i tre ingressi per i pulsanti cronografici, e qui c'è l'ingresso della corona. Questo è il quadrante, molto bello. Ciò mi piace. Allora, e qui abbiamo liberato completamente la cassa. Allora, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo, ecco come sono formati, almeno di questo orologio, ma ne ho visto molti altri. E anzi, devo approfittarne, dopo ne farò una bella pulizia, magari poi un giorno ci faremo un video su come appunto si fanno le manutenzioni. Allora, qui abbiamo, ecco, se voi vedete, il pulsante cronografico viene spinto da questo pin. Adesso se si è impermeabilizzato, non lo so, ma io comunque sconsiglio qualsiasi uso del nel cronografo sott'acqua se non è esplicitamente eh, detto dalla casa. Quindi evitate almeno, io la penso così: se è esplicitato dalla casa, allora va bene, ma se non è esplicitato dalla casa, no, comunque funziona così. Questi, questi pulsantini. Premono sul contatto che si trova sul movimento e fa partire, appunto, cronografo. Stop e tutto quello che c'è da fare. Ed ecco qui tolto per fare qualsivoglia tipo di operazione. Nell'inserimento di questo, perché prima non l'ho fatto vedere, ma perché quelli, eh, diciamo solo ora, è molto più semplice. Nell'inserimento di nuovo del movimento, eh, bisogna, diciamo che bisogna direzionare sempre l'ingresso della corona. E appunto all'uscita da dove entra appunto la corona quindi ecco qui il buco dove si infila si fa in questo caso si deve stare attenti perché ci sono i pulsantini ecco qua ed è inserito il movimento quindi cosa bisogna quando si rinserisce bisogna stare diciamo mettere un po di obliquo in modo un po' obliquo il movimento farlo entrare e fare in modo che appunto tutto, tutto combaci cioè nel senso che il foro dove si incastra la corona appunto combaci con l'ingresso proprio del meccanismo eh, magari si fanno degli aggiustamenti così si infila ed ecco qua pronto ecco qui che cammina vediamo facciamo un test se funziona il cronografo sì perfetto funziona tutto Perfetto, e quindi nei meccanismi cronografi, cioè nel, nel, nell'orologio cronografo, bisogna stare attenti quando si toglie se si riesce a togliere il fermo a movimento. Bene, se ne, se ne viene, come in questo caso, tutto il movimento con il fermo a movimento, ancora meglio. Ovviamente, sempre prima togliendo la corona, poi si toglie. Si, 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 bisogna stare attenti ai pulsanti del, del cronografo che rimangono, i pulsanti del cronografo rimangono fissi nella cassa almeno come è configurato questo qui poi altri, io non ho. questo è un Zunon, ma credo che molti meccanismi siano così sono, i, i, i pulsanti sono integrati nella cassa, quindi bisogna anche stare attenti perché questi si tolgono insomma bisogna avere un po' di accortezza quindi una volta tolto tutto si fanno le pulizie e, e basta e quindi Abbiamo visto anche il cronografo come funziona, ripeto, bisogna stare attenti, a non, uh, sempre con delicatezza, e come abbiamo visto. Anzi, visto che ci siamo, lo facciamo rivedere. Chissà magari solo vedendolo, uno si rende conto. Ecco, vedete io lo sto prendendo di lato, l'ho preso con tutto il ecco perché le pinzette piccole. Ripongo qui e, come appunto vedete, eccoli dove sono i, pu i pulsanti del cronografo, rimangono dentro. E niente. Adesso abbiamo, passiamo al prossimo orologio che è il Vostok eh, anzi, Meccanico. Ed eccoci qui, ragazzi, con il terzo orologio. Ovviamente, come già premesso, ho smontato tutto. In questo caso, il Vostok ha un po' più pezzi quando si smontano perché sappiamo come sono. Eccoli qua abbiamo ovviamente la guarnizione il fondello con la vite che appunto come avete visto quelli, i fondelli dei vostri viti sono particolari perché è un anello che si avvita e preme appunto sul fondello allora dopo aver tolto appunto eh, guarnizione fondello vabbè questa è, il, è la barra che è appunto del bracciale e eh, anello ci troviamo davanti l'orologio allora facciamo come ultima eh, operazione togliere la corona, eccola qui, e adesso ci, ci troviamo qui di fronte al movimento. Allora, qui abbiamo anche l'anello, sempre che tiene il fermo a movimento. Ma secondo me, ecco già, se ne viene così. Quindi facciamo l'operazione del ribaltamento, ed ecco qua. Tolto il movimento, diciamo che non è un'operazione un impossibile, difficile. Una volta diciamo che è stato bellissimo il quadrante comunque. Meraviglioso, adesso ho opportunità anche di vederlo perché ripeto, neanche questo l'ho mai aperto. Bellissimo, mi piace veramente tanto. Comunque, questi colori pastello, molto bello. Adesso abbiamo liberato il movimento e la cassa, adesso possiamo fare tutti i lavori che bisogna fare. Attenzione per gli orologi a vite, ovviamente, prima bisogna sempre svitare il, la corona. Per gli orologi con corona a vite, bisogna sempre svitare prima la corona svitata la corona. Appunto, si fanno tutti i movimenti che si devono fare, perché, perché si deve togliere un movimento? Perché magari si deve cambiare un quadrante, si deve fare una revisione. cioè, cioè la, la cosa basilare è togliere il movimento con il quadrante. Poi, dopo ci sono anche le operazioni, che bisogna togliere il quadrante, si tolgono prima le lancette. Ma questo sto imparando anche io. Non sono, ripeto, io sono un appassionato. Imparo anche io. caso mano a mano piano piano eh, e poi diciamo che quello che apprendo io appunto eh, lo metto sul canale perché è proprio questo quello che ho voluto fare la mia intenzione proprio del, del canale oltre a fare delle recensioni da appassionato far vedere quello che piace a me e eh, farvi vedere anche se si può fare qualche piccola operazione a casa io ripeto lo imparate tutte da solo però metterlo metterle sul tubo in video mi rendo conto che può tornare utilissimo a tantissima gente che magari vuole cimentarsi e vuole imparare da sé per appunto fare lobby della domenica, <ride> io lo chiamo così. E quindi fare qualsivoglia cosa perché diciamo una volta che abbiamo liberato la corona, abbiamo tolto il movimento, abbiamo completo accesso all'orologio: possiamo lavarlo, possiamo disinfettarlo, possiamo sostituire i vet il vetro, possiamo fare una miriade di cose e qui il movimento sta da parte. Eh, oppure poi andiamo in parti più complicate dove appunto bisogna fare interventi specifici sul movimento dove appunto si devono togliere prima le lancette, le sfere, poi il quadrante, ci sono dei modi particolari io ragazzi non vi nego che ho fatto tantissimi esperimenti cronologici così da poco, poco valore eh, però mi rendo conto che appunto non metterei mai le mani su un orologio di una certa levatura perché non sono un professionista, io sono un appassionato quindi finché si tratta di orologi così io ci metto mano eh, diciamo che sono anche semplici, non sono difficili invece ci sono degli orologi, facciamo un caso, un Rolex io non metterei mai mano a un Rolex, per un orologio di 7-8 mila euro Avrei tanta paura a fare una cosa del genere. Poi, magari se è mio, mi posso fare anche coraggio e eh, farlo perché alla fine, comunque, i meccanismi sono quelli là. però diciamo che se io devo sostituire un orologio, un il vetro a un Rolex, di certo non, non lo faccio io. Almeno per il momento, poi più avanti non so perché. Ah, ragazzi, io non sono possessore di Rolex, quindi <ride> sono possessore solo di orologi. Appunto, per il momento ci sono quelli buoni, ma. Non siamo nel lusso, quindi sono un semplice amatore. Per il momento cioè a me piace tutta l'orologeria, figuriamoci: a dire, non mi piace un Rolex, tutti i tipi di orologi mi piacciono, ovviamente anche quelli di, mega, di supermarket. Ci sono modelli che non mi piacciono, Apprezzo, però, appunto, l'intenzione del canale è far vedere anche l'orologeria quella cosiddetta cinese. Perché poi, alla fine, molti marchi comunque producono in gina anche blasonati. Però questi sconosciuti cinesi a me piace provarli, farli vedere perché secondo me ogni orologio merita di essere ovviamente, tranne le copie, le copie no, oppure proprio orologi obriosi che non meritano proprio tipo per esempio ho fatto vedere nel canale tipo il sinobi per me è un orologio che merita perché poi io faccio sempre la valutazione per qualità prezzo e secondo me i sinobi come qualità prezzo veramente ci siamo poi abbiamo anche lo shark sport watch che è un altro bellissimo pezzo va bene mi sono dilungato un po' allora abbiamo visto qui appunto come faccio io questi sono metodi miei poi se esistono altri metodi quelli dei dai professionisti io alzo le mani è il ma penso sia, si faccia così io to tolgo, cioè si toglie così, si fanno le operazioni e niente. Questo è il mio metodo. Niente, abbiamo visto i tre orologi. Adesso ritorniamo per i saluti finali. Bene, ragazzi, siamo alla fine del video e ho messo tutto a posto gli orologi. ho messi qui davanti, così da rendere più presentabile il tutto. E niente, eh, facendo un piccolo sunto del video, allora abbiamo visto appunto come si tolgono i movimenti e i quadranti eh, dalle casse degli orologi, appunto per poter fare qualsiasi tipo di intervento. Come avete visto sono operazioni che si possono fare, ma non sono regole valide per tutte le tipologie di orologi. Ogni orologio, questa è una regola che, vale, che è molto importante, ogni orologio ha una sua caratteristica. In linea di massima uno può, può capire che funziona così, ma non, non è una regola che vale per tutti. E, e poi ovviamente ragazzi vi parlo sempre da amatore come tutti voi che guardate i video e credo non solo che siate solo amatori, ma secondo me anche gente che ne capisce molto più di me del settore, quindi <ride> magari può vedere se può fare delle considerazioni in merito. Io ripeto da, con molto umilmente. Dico sempre che io sono un grande appassionato e mi piace fare il fai da te in generale, ma non solo degli orologi, ma anche di altre cose. E gli orologi mi appassionano, quindi mi sono messo, ho detto, beh, ci sarà qualcosa che una persona può fare anche da sé. L'importante è imparare a fare le cose per bene. Poi io ripeto. Sui miei orologi non mi faccio problemi, ma se viene un amico pure un favore glielo faccio. Ma io non sono uno che vende oppure la propria, il proprio servizio. Io sono solo da appassionato non so, perché non posso prendermi responsabilità da, se non mi apro l'attività, ovviamente. Invece, là ci sono i professionisti che fanno questo. Quindi io, il consiglio è che se si, se a chi va può fare le cose da sé. Quello che appunto riesce a fare. Poi io conosco anche persone che sono molto brave da amatore, veramente amatori riescono a fare anche delle revisioni. Quindi io non ci riesco quindi mi limito a fare quello che mi imparo. Più che altro il mio canale è anche un vlog, perché io imparo giorno per giorno e poi metto quello che so sul canale. E quindi, mano a mano, se posso dare, lasciare un, un, uno spunto a qualcuno, ben venga. Eh, ripeto i professionisti sono altra cosa quelli, quelli sono i punti di riferimento principali quindi qualsiasi voi in sicurezza dovete sempre rivolgervi ai professionisti perché loro sono gli orologiai sono loro i professionisti io vi fa faccio vedere i miei video solo per dare spunti per eh, a qualcuno che ama il fai da te e ama l'orologeria perché per fare questo bisogna amare l'orologeria se no uno non, non lo fa e niente ragazzi, non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi sempre perché ogni giorno anche a piccoli passi si aggiunge sempre un nuovo membro alla ciurma, e questo mi, rende, mi riempie di orgoglio e mi rende felice perché appunto condividiamo tutti insieme questa passione, perché alla fine l'obiettivo è solo uno, cioè quello che ci unisce tutti è la passione per l'orologeria, poi c'è chi la critica, la non critica, ma quello che ci unisce è l'orologeria, la passione. Che sia per marchi super blasonati, per marchi non blasonati, per cineserie. L'importante ovviamente è non copie, perché quello è, è illegale, è diversa la storia. Comunque l'orologeria ci accomuna tutti, appass ci appassiona appunto quel sentimento che appunto ci appassiona a scoprire sempre nuove cose. E niente ragazzi, non mi rimane altro che salutarvi, mi raccomando mettete sempre like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!